Una o due giorni, oggi e domani, nella dimora del Baco a Centicolella per parlare di tumori. Il melanoma e il carcinoma polmonare, non a piccole cellule, sono due patologie fra le più complesse da gestire con delle caratteristiche simili. Grazie alle recenti innovazioni in ambito diagnostico e terapeutico, pazienti affetti da melanoma e da carcinoma polmonare non a piccole cellule oggi possono beneficiare di trattamenti immunoterapeutici e di terapie driver-oriented. In uno scenario così complesso e variegato, selezionare adeguatamente i pazienti e trattarli in sicurezza con la cura più adeguata rappresenta una sfida quotidiana che necessita della continua interazione fra più figure professionali. L'obiettivo del corso all'Aquila è offrire ai partecipanti un aggiornamento scientifico e anche la possibilità di discutere casi clinici di frequente riscontro nella pratica clinica con esperti del settore, facilitando così l'interazione tra le diverse professionalità mediche coinvolte, come spiega il professor Ficorella. Per quanto concerne le formazioni più importanti, ho scelto appositamente questi due tumori perché il melanoma, per quanto concerne il melanoma, cominciamo ad avere una casistica abbastanza importante, anche perché qui c'è un ottimo servizio di dermatologia oncologica diretto dalla professoressa Farnioli, che attrae molti pazienti dall'Abruzzo e non solo dall'Abruzzo. E quindi questo sta consentendo di incrementare la casistica di questo tumore anche qui all'Aquila. Poi cancro del polmone, perché è sicuramente uno dei tumori, insieme al tumore della mammella e al tumore del colon retto, più frequenti e che anche lui ha la sua bella incidenza in questa regione. L'aspetto interessante di questo convegno, di questi due giorni che ho organizzato, è che abbiamo veramente molti dati su cui discutere, che dipendono dal fatto che conosciamo molto meglio la biologia di questi tumori. Quindi abbiamo individuato quali sono i momenti proprio molecolari, biologici, che stanno alla base della loro storia clinica, dell'aggressività biologica, e nel contempo sono stati prodotti, sintetizzati dei farmaci che agiscono in maniera molto precisa su queste alterazioni, in modo tale da ottenere un miglioramento importante proprio delle risposte, quindi dell'efficacia del trattamento, vantaggi anche in termini di sopravvivenza per tumori che era fino a poco tempo fa veramente molto difficile trattare. Ho fatto un accenno alle target therapy, quindi alle terapie così di precisione, ma parleremo anche di immunoterapia di questi tumori. L'immunoterapia, che è l'ultima arma che abbiamo a disposizione, un'arma in più che si somma a quelle che già abbiamo a disposizione e che è impiegata nel momento giusto e sui pazienti idonei, perché purtroppo queste terapie, anche se sono un passo avanti, non è che funzionano su tutti quanti i pazienti, ecco, ci può dare anche questi qui dei risultati molto molto importanti.